Arriva dalla lontana e caotica India una curiosa vicenda che ha per protagonista il guru Sri Ashutosh Maharaj, che ormai dal gennaio scorso sembra non dare più alcun segno di vita. Eppure i suoi numerosi discepoli credono fermamente che non sia morto e anzi si dicono certi che stia meditando. I familiari della guida spirituale pensano invece che il loro caro sia morto per un attacco cardiaco e reclamano così il diritto a potergli dare una sepoltura, ma gli adepti del guru non ne vogliono sapere di lasciare il corpo e intanto lo tengono ibernato in un surgelatore nel ritiro spirituale di Nur Mahal. Sua Maestà, che tra l'altro vanta possedimenti dall'America all'Australia per oltre 100 milioni di sterline, ha passato molti anni in meditazione sull'Himalaya, fanno sapere i suoi seguaci, perciò non c'è nulla di strano nel conservarlo in un surgelatore. Ne preserveremo il corpo fino al suo risveglio. Sarà allora l'alta corte del Punjab ad esprimersi in merito e chiudere definitivamente la faccenda, che di certo non è solo spirituale, ma anche e soprattutto sfacciatamente economica.